Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi il benvenuto ve lo do io a bordo di Viagino e c'è Paolo dietro la telecamera. Pensavamo che i problemi fossero finiti dopo essere riusciti a fare la denuncia al consolato e invece no. Ce ne sono altri, succede anche qui di tutto, però prima della tragedia ci sono un sacco di meraviglie, quindi godetevi questo nuovo video e buona visione. Hop. Buongiorno Atene. Buongiorno. Stanotte abbiamo dormito praticamente in centro. Siamo a due passi dall'Acropoli, dietro a questo gigantesco parco. Hop. Siamo pronti. Ah, che bella nottata, eh? Abbiamo dormito benissimo, sì. Nonostante il freddo. Non so se si vede. Ottimo, Viagino ha tenuto benissimo. Abbiamo preso già tutto, abbiamo già mangiato, abbiamo fatto tutto, ragazzi. Voilà, sei incastrata la pianta. No, sta bene. Si sta molto bene in realtà, bello tranquilla anche questa zona. E questa è la strada dove abbiamo dormito. Anche il comune di Atene sceglie Viagino. Per la pubblicità. Quanto è caruccio. Ragazzi, siamo entrati all'Acropoli di Atene. Eccola lì, adesso andiamo a visitarla. Ieri non avevamo fatto in tempo per tutto quello che dovevamo fare al consolato, però ce la siamo lasciata per ultima chicca. Andiamo a vedere l'Acropoli, poi ripartiamo. Pane per i denti di Angela, eh? Dei momenti Angela. Mentre saliamo, vi diciamo quanto abbiamo speso. Abbiamo speso 10 euro a persona, che è praticamente la metà del prezzo normale. In bassa stagione tutti quanti pagano il prezzo ridotto, e invece sarebbe 20 euro a persona durante l'alta stagione. Quindi d'estate. Si paga il doppio. L'Acropoli nell'antica Grecia era la parte alta della città. Qui ad Atene infatti è costruita sopra questa roccia piatta che è alta 156 metri sul livello del mare e in alto ci sono dei templi e degli edifici di culto. Comunque oggi si sta bene, eh? Ci siamo tolti tutti i cappotti, i cappelli. Quasi caldo e comunque continuiamo la nostra risalita. Via. Però non ci sono solo gli edifici sulla parte alta della roccia, ci sono anche tutta una serie di templi minori e teatri anche mentre si sale, come questo, che è l'Odeo di Erode Attico. Che spettacolo! Praticamente in origine era coperto perché era pensato per le esibizioni musicali. Questo Erode Attico era un politico molto ricco del tempo che l'ha fatto costruire in memoria della moglie che tra l'altro probabilmente aveva fatto assassinare lui. Ragazzi, siamo davanti al monumento più importante della storia dell'antica Grecia e uno dei simboli della Grecia. Esatto, questo è il Partenone, è il tempio che è dedicato alla dea Atena, che è la dea protettrice della città. E è stato costruito nel 400 avanti Cristo e ha queste colonne davanti che sono di ordine dorico. Vi ricordate il momento Angela di ieri, quando ci ha raccontato che cosa è successo nella lotta tra Poseidone e Atena? Vedete questo? Questo è il famoso ulivo. Sì, il famoso non è proprio ulivo. Lui, diciamo. Non è proprio lui, ma lo simboleggia sicuramente. Sì, praticamente questa è la zona più sacra e più antica di tutta l'Acropoli, perché è proprio qui che, secondo appunto il mito, combatterono Poseidone e Atena per la protezione della città. E c'è questo ulivo che è un po' il simbolo dell'ulivo che Atena avrebbe fatto nascere dal terreno. Comunque posso dire una cosa? Sì? Sembravi troppo Alberto Angela prima così. Davvero? Sai, sì, con le rovine dietro. Sei un po' troppo... No, sei tu. Alberto Angela è un po' più fermo, capito? Io rischio di cadere ogni volta, quindi... Un po' più stabile, direi. Poi qua, non darmi dell'Angela perché l'unica Angela sei tu.
È emozionante star qua, no? Sì, perché comunque... Credo di aver visto questa immagine su tutti i libri di storia della mia vita. Esatto, esatto. È uno di quei posti proprio che conosci già prima di venirci, no? Perché ne hai sentito parlare talmente tanto. E poi quando vieni, lo vedi, ti emoziona, ma sembra anche più piccolo di quello che mi aspettassi. Più piccolo? Sì, perché forse lo studiavo da bambina e mi aspettavo una roba gigantesca, enorme. È grande, ma mi sembra più piccolino, non lo so. Siamo tornati nella piazza centrale, abbiamo preso due prezzelites. Gigante, guarda qua. 50 centesimi questo prezzo. Le vendono praticamente dappertutto, qui ci sono tutti i baracchini che le vendono. Abbiamo preso una così e questa. Sesamo e delle noccioline un po' più grandi. Si scalda il viaggino. Abbiamo aggiunto anche l'occhio greco all'elenco di tutti gli amuleti che abbiamo appeso al viaggino. Forza! Ragazzi, abbiamo lasciato Atene, eravamo un po' indecisi su cosa fare dopo Atene, se tornare ancora nel Peloponneso, continuare verso nord, ma per decidere abbiamo semplicemente guardato le previsioni meteo. A Salonicco meno 4 di notte. Esatto, quindi siccome non siamo ancora pronti al freddo, vogliamo ritardare ancora un po' il gelo. Allora, cosa facciamo? Torniamo nel Peloponneso, vediamo se stavolta ce la facciamo a vederlo. Abbiamo visto solo il primo dito del Peloponneso, ci mancano gli altri tre, quindi direi che ci riproviamo. Ci manca ancora il fulcro del Peloponneso. Esatto, il cuore. E quindi ci riproviamo e andiamo di nuovo verso Corinto, che è un po'... Ormai Corinto è sempre sì, in mezzo, sempre là. In mezzo, ripassiamo. Si torna sempre a Corinto. Quindi ripassiamo di lì, probabilmente dormiremo lì stasera, abbiamo trovato già un posto che sembra carino. E poi domani ripartiamo verso sud. Io sono comodo, eh. Ecco, guarda lì con la gambetta appoggiata. Ah, tanto qua tengo la quinta, 60 all'ora e via. Il sole sta tramontando qui a Corinto, siamo quasi arrivati. Io continuo a guardare, è andato a 2 ore che sto guardando questo ricordo di Atene. Ateniese? Come si dice? Ateneo? Ateniese, non lo so. Un uccello di Atene, insomma, che ha lasciato il suo ricordo e me lo ricorda ogni secondo. Dovremmo comprare il liquido per pulire i vetri tutte sempre. Le volte. Spesso ci chiedete come facciamo a fare i video. Praticamente io e Angela ci dividiamo il lavoro. Angela in genere divide tutte le clip, le mette insieme e quindi crea, diciamo, la storia, no? dei video. Esatto. Giusto, Angela? Ed è quello che stai facendo. Che stiamo facendo adesso, preparando i prossimi video. Io invece poi metto la musica, sistemo tutto e insomma alla fine si arriva al prodotto finito dopo un bel po' di ore di lavoro. Sì. Stavolta, mentre Angela divideva, io ho fatto da mangiare! Hai cucinato una cosa stranissima, tra l'altro. Couscous con le verdure e il curry. Un molto particolare, però. Non è il couscous classico che conosciamo, è fatto con la farina, c'è cioè del latte dentro. Aspetta, adesso prendiamo anche il... Aspetta che la prendo, la confezione qua dalla dispensa. Ecco. Questo couscous particolare. Couscous ricetta da Metsovo. È bello grande, questo vedete, couscous, sono bello delle grosso. Palline grandi e contiene, esattamente, aspetta che lo trovo qua. Grassi saturi anche devi guardare, sì. Grassi saturi allora, per il colesterolo. Contiene, vabbè, semolina, sale, uova e latte di mucca. Mm. È stranissimo come... Ma mai sentita sta cosa. Ho fame, Angela, forza. Anch'io. Poi ci ha messo tutte le verdure, ci abbiamo messo anche il curry, così facciamo un mix. Posso provarlo così? Vai, assaggia. Sono curiosa. Forse è bollente, Angela, stai attenta. Buono, tipo una pasta. Sì, una pastina. Mm-mm. Buono il curry, però ti è venuto bene.
posto eccezionale stanotte, ragazzi. Ma che bel castello, rondirondirondello. Fai vedere. Ma che roba. Questo è il castello che c'è sopra la città vecchia di Corinto, antica Corinto. Invece Corinto è là sotto, sulla costa, sul mare. Questa notte è successa una cosa strana, ma anche adesso in realtà sta succedendo. Cioè, ho russato forte. A parte quello che non è così strano, si sente fortissimo il rumore del vento, no? Tipo, tutta notte, come se fosse un ululato. Sì, è pesantissimo, però la macchina non si muove, siamo immobili. E quindi sarà una sensazione strana perché sentivo il rumore ma non sentivo il movimento del vento. Mi ha accompagnato nei miei sogni, sì, bellissimi. Sì, ha coccolato praticamente. È stato molto bello. Probabilmente invece era il vento del castello. Angela, ma che stai dicendo? A parte Angela che vaneggia, e a proposito di van, non siamo stati soli stanotte, ci sono stati questi ragazzi. E adesso, ragazzi, non sappiamo se andare là sopra. Sì. Ecco, sicuramente adesso una passeggiata ce la facciamo. Ma poi ci conviene cominciare ad andare, perché domani verso dove vogliamo andare, cioè Sparta, Tripoli, ci saranno temperature bassissime. A Tripoli addirittura meno 8 di notte. Quindi sì, ci conviene fare un po' di chilometri oggi, cominciare insomma a scendere verso sud. Però ecco, prima una passeggiatina, una tra le passeggiata qua sopra. Già una bella salita. Lì in fondo c'è il Biagino. Ma che è là dietro la bandiera greca? Dietro la bandiera greca. Questa praticamente è Acro Corinto, cioè la Corinto alta. Come a Bergen. Più o meno. Bergen de Sura, Bergen de Ota. Acro Bergamo. Cioè. Questa, eh sì, l'Acro Bergamo, e qua abbiamo l'Acro Corinto. Praticamente è un'enorme cittadina fortificata che è resistita nel corso dei secoli, fino al XIX secolo è stata occupata. È stata più volte distrutta, ricostruita, e ha una posizione strategica perché da cui permette di proteggere tutto il Peloponneso, perché lì c'è lo stretto di Corinto che lo stacca praticamente dalla terraferma. Che vista da qua, ragazzi, mamma mia, siamo quasi in cima. Quelle sono le ultime fortificazioni in alto, e qui dietro c'è questa chiesa che in realtà all'inizio era un tempio, il tempio di Afrodite, poi è diventata una moschea quando sono arrivati gli ottomani, e adesso è una chiesa ortodossa. Andiamo a fare un giretto. Eccola qua. Bye bye Castello delle Meraviglie. Noi proseguiamo verso sud. Bello. Dopo aver esplorato un po' il castello di Acro Corinto, adesso c'è una bella discesa, perché ieri l'abbiamo fatta col buio, quindi non si vedeva molto, ma c'è una bella pendenza per salire fino sì. Qui. Sapevamo che ne sarebbe valsa la pena per il paesaggio, abbiamo letto un po' di recensioni su questo punto dove dormire e c'erano delle bellissime recensioni. Beh, la cosa buona delle salite molto ripide è che comunque non possono essere lunghissimissime, esatto. Quindi è stato proprio un chilometro abbastanza ripido, per il resto è una salita normale. Adesso si scende, possiamo scendere, cioè, in folle praticamente. La bellezza guarda di questo paesaggio. Sullo sfondo, ragazzi, Corinto qua sotto e Lutraci più avanti. La baia di Corinto. Riempiamo l'acqua in questa fonte pubblica. Ci sono tante signore però che lo fanno, quindi sa devo che mettermi buone. In coda. Mettermi in coda. Oggi, ragazzi, abbiamo preso l'autostrada per raggiungere Tripoli, perché comunque abbiamo visto che la strada non a pagamento era su giù dai monti, infatti ci sono delle montagne altissime qui attorno a noi, su alcune là in fondo c'è addirittura la neve, e quindi niente, oggi autostrada. Per ora abbiamo pagato 2,55 euro.
5 al primo casello e vediamo quanti ce ne sono, perché non è molto chiara sta cosa. Cioè, ogni un tot c'è un casello. Così, sì, ma in Grecia è così. Però non costa tantissimo in realtà, eh. Sì. A parte un pezzetto che è quello per andare ad Atene, tutto il resto sono un euro, due euro, così. Poca roba. Però vabbè, comunque i caselli sono molto distanti tra di loro. Sì. Noi forse qua, per noi sono distanti, perché andiamo a 60, piano, sì, esatto. 70. Comunque qui ci vedete belli sdraiati oggi, a Paolo nella sua posizione di guida comoda, pure con la tuta oggi. Io invece questa posizione perché ho mal di pancia oggi. Vabbè, oggi giornata di guida, insomma. Ragazzi, ci stiamo fermando, ci fermiamo un attimo perché c'è qualcosa che non va con Biagino. Abbiamo fatto una salita, facciamo un po' degli scatti strani. Sì. E ci fermiamo un secondo a controllare, speriamo che non sia niente. Siamo in mezzo all'autostrada e questo non è assolutamente bello perché non c'è niente qui attorno. Stiamo passando da un paese all'altro dove non c'è assolutamente niente. Autostrada, tra l'altro, in costante salita, discesa, salita, discesa. Mi ha fatto. Sì, vediamo un attimo adesso. La temperatura è buona, sì. Rimane bassa. Controlliamo un po' com'è la situazione. Caldo? Aspetta che... Calore c'è. C'era un po' di fumo. Sei sicuro? Un pochino. Scrivo a Stefan. No. Vediamo se ci salva anche stavolta. 10 potrebbe essere anche la frizione. Per la salita, quindi. Quello? Poi sotto il sedile di Angela, se ti ricordi, c'erano quei maledetti tubicini che ti avevo fatto vedere, che Jarko non riusciva a beccare all'inizio. Guarda anche lì se per caso non ti è uscito fuori, se è da un tubicino, che non si sia staccato. Può essere anche quello che sotto sforzo ha spinto il tubicino fuori e ti è andato giù di potenza. Poi fammi sapere. Posso controllare anche quello. Ti ricordi i tubicini tu? Questi qua sopra. I tubicini sembra tutti dentro, tutto in ordine da questo lato qua. Dice anche di guardare i tubicini delle candele. Dall'altro lato. Sembrano dentro. Ma questo qua è proprio morbido. Cioè viene prova fuori subito. Prova a sistemarlo meglio quello. Qua ci sono i tubicini, sono tutti dentro. No, mi era rimasto in mano, uno, il tubicino, il primo a destra. Tutto il resto invece... Adesso è incastrato okay. Bene? Cioè, si muove ancora troppo però. Dagli una bella spinta dentro. Ragazzi, speriamo che sia questo, perché prima abbiamo aperto, c'era anche un po' una puzza di bruciato. Non sappiamo se è questo, se magari si è staccato il tubicino, quindi ha fatto qualche scintilla, non lo so, stiamo provando tutte le opzioni. Sto mandando le foto a Stefano. Vediamo anche cosa dice, adesso Paolo ha riagganciato il tubicino e vediamo come va, magari facciamo qualche chilometro e proviamo. Mi ha detto il video del cavo. E cosa dice? Perché dice che potrebbe avere delle crepe o qualcosa, ma... Gli ho mandato il video fatto prima. Tutto a posto? Tutto a posto. Che magari sarebbe staccato per lo sforzo. Porco cane. Ed è l'ultimo destro, in fondo destro, vero? Quello era già debole? Sì, era quello. Vai, proviamo a accenderlo, vediamo cosa succede. Vediamo adesso. Posto? Sembra posto. Non fa più rumore di trattore. No, non vibra. Era quel tubicino dannato. Meno male. Teniamolo controllato un attimo e stiamo attenti. Adesso lo sappiamo, dovremo sostituirlo sto tubicino. Ragazzi, non ho fatto in tempo a riprenderlo. Questo era il rumore che faceva il motore con il cavo della terza candela staccato. Sembra un trattore in pratica. Boh, risolto. Meno male. Speriamo, proviamolo un attimo.
Oh, che spavento! Viaggino, che spavento! Te lo scrivo a Stefan. Sì. Stefan. Madonna! Adesso sono venuti 37 infarti, io non so te quanti. Se mi sono detto ma che è la valvola di nuovo? No, madonna mia. Ti mancava solo quello, veramente. Bene, riprendiamo calma, piano. Che in autostrada è un po' dura andare piano. Infatti l'autostrada è ancora peggio, perché tra l'altro non è che siamo su una strada normale, in un paese magari un po' più tranquillo. Qua in Grecia bisogna sicuramente chiamare carrozzi e poi tutto quello che ne consegue. Dai, speriamo che fosse solo quello, dai. Forza, viaggino. Proviamo. Sembra ok. Tutto a posto? Sembra sì. Adesso siamo usciti dall'autostrada, vediamo, abbiamo fatto una decina di chilometri più o meno dal fattaccio. Sembra a posto, niente non di strano. Non fa strappi, non fa niente. Ah, è proprio quello. Sembrerebbe. Mi ha fatto anche un'altra mezza salita. Tutto a posto. Temperatura buona. Su Park Fortnite è segnato questo posto per dormire, che è alquanto spettrale. Credo che sia qua dentro. Guarda, qua dentro devi andare. Okay. Eh sì, è proprio qua. Ah, che bello. Una vecchia stazione. Non so, mette un po' di ansia, no, sta cosa. Ah, dai. Ragazzi, ci siamo parcheggiati, si è fatto buio, per cui non si vede assolutamente niente di dove siamo adesso. E una ferrovia. Una ferrovia abbandonata da 20 anni. Detto così fa paura, in realtà no. È una stazione ferroviaria che è in disuso dal 2001, quindi sono più di 20 anni. C'è da dire che non c'è molto da Corinto a dove stiamo andando, che è Kalamata. Esatto, quindi c'è veramente poco. Sì. Siamo passati accanto a una città che si chiama Megalopoli, ma non è così mega, è un paese pieno di industriette, sì, nel bel mezzo della Grecia. E quindi niente, abbiamo proseguito niente un po', abbiamo trovato questo posto su Park Fortnite che sembrava carino, interessante, questa stazione in disuso. Siamo arrivati qui, non siamo da soli, c'è un'altra famiglia qui con un autobus, francesi sono, yes, che dormono qui, abbiamo salutati prima. Adesso niente, ci chiudiamo nelle nostre stanze, nelle nostre dimore qua dietro. C'è un ottimo profumo di natura. Domani continueremo con il test del biagino, sperando che si sia sistemato tutto. Dai, sì, che fosse dai, solo quello il problema. Dai. E vabbè, stanotte però dormiamo tranquilli, no? Da quel punto di vista. Da dormire, noi problemi, non è che ne abbiamo tanti in realtà, per fortuna. Ragazzi, ce n'è sempre una nuova. Che sta arrivando un'ondata di gelo e prevedono per stanotte meno 10. La lunghezza non è un problema. Certo che quando ero un ragazzo mi dicevano sempre: alla tua età salta il fos per la lunga.